Ciao ragazze, buongiorno e bentornate sul mio canale. Allora, oggi video creazioni, come vi avevo anticipato sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram. Ho un sacco di cosine nuove da farvi vedere, quindi cominciamo subito. Allora, vado un pochino a random e vi faccio vedere quello che ho creato nell'ultimo mesetto, mettiamola così. Allora, questi orecchini qui con la goccia bella gialla, un bel giallo limone e il Tiffany e questo color beige avorio, insomma, per smorzare un pochino i toni, ecco. E sono nati loro, li mettiamo qua, vado un pochino veloce, cerco di andare un pochino veloce. Poi ho fatto questi, che è una forma che vi piace sempre tanto, insomma, questa qua con l'archetto ed è molto carino il contrasto della goccia viola che poi riprende un pochino anche la goccina sotto, sfaccettata e appunto la piattina neutra beige, pendenti con la loro monachellina. Poi ho fatto questi qui in color lime e turchese, che sono secondo me un abbinamento molto molto bello, molto estivo, mi piace un sacco. Belli pendenti anche loro. Poi ho fatto questi qui in verde e blu con un tocco di color panna. Questi qua invece sono a perno. Poi sempre in blu, però questa volta invece del verde ho usato il Tiffany. Sì, qua sembra più azzurro, ma invece è più Tiffany questo cabochon in resina. Anche loro a perno. Questi mi piacciono da matti, bellissimo. Io che non amo tantissimo il blu, i colori freddi, però questi qua mi piacciono tanto. Poi andiamo sempre a caso, ho fatto questi qua che è un modello che ho fatto, rifatto, 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 sia con le nappine sotto che appunto con la goccina. Ovviamente ne ho fatti anche un paio tutti rosa, però appunto con questo, con il solito cabochon in resina color panna che fa un po' di contrasto. Poi ho fatto, che ve li avevo mostrati in una stories, alcune versioni di questo modellino qua, che è un modellino che mi piace molto proprio perché, come vi avevo detto, è semplice, perché appunto si usa solamente un giro di piattina, un filo solo, appunto lavorato in questo modo. Ma in base a ciò che si utilizza in centro, in questo caso ho usato una goccia. Adesso vi faccio vedere questi invece con l'ovale, appunto, in base a ciò che si utilizza in centro cambia molto l'effetto. In questo caso è più arrotondato, invece questo magari è un po' più allungato, però il principio è sempre lo stesso. Questi qua in Tiffany e color sabbia con il rosso a contrasto e poi questi qua in giallo. In giallo, rosso con le perline in rosa. Poi sempre la stessa forma, ma questa volta ho usato un semplice rivoli tondo. Vedete ancora una volta come cambia. In questo caso rimane addirittura un po' più piccino, ovviamente, perché il rivoli rimane un po', insomma, è più piccolo. E quindi anche l'orecchino rimane sì bello pendente, ma appena appena più piccolino. E quindi anche loro. Poi, cosa ho fatto? Ho fatto questi qui che non so neanche se li ho già postati su Facebook, sulle varie pagine. Questi qui che hanno un bellissimo color caramello e ho utilizzato la famosa piattina giallina bananina che poi ho scurito con il caffè, che è di questo beige caldo, a contrasto quindi con l'avorio e il rosso a perno. E sono usciti loro. Poi ho fatto questi qua, non mi ricordo se ve li avevo già mostrati nel video creazioni indossati, comunque li avevo postati sui profili
e sono gli amati cerchi. Questo modello mi piace davvero sempre tantissimo e l'ho fatto rifatto in mille versioni con o senza goccia, con il perno, con la monachella, ecco, sì, mi piace proprio tanto. E questo abbinamento, anche se c'è questo rosso scuro, però con l'azzurro, sempre questo color caramello, è molto carino secondo me. E li mettiamo qua. Allora, poi partiamo con la sfilza di orecchini, quelli che avevo fatto in mille versioni. Questo modellino semplice, però arricchito appunto dallo strass e vabbè, dalla goccina, quindi rimane un pendente davvero molto semplice, però luminoso e insomma da portare tutti i giorni. Io mi ero sbizzarrita un pochino con i colori. Adesso ve li faccio vedere tutti, ci sono delle versioni davvero originali, anche un po' pazzerelle, devo dire. Questo qua bellissimo con il fucsia e il verde. Mi piace tantissimo, io che non amo il verde, però abbinato al fucsia così mi piace da matti. Poi avevo fatto questa versione con il cabochon giallo a contrasto. Questi immaginateli con, che ne so, un maxi dress di jeans in denim, oppure un gonnellone rosso con una t-shirt bianca, ecco. Secondo me sono comunque versatili e poi vabbè, sono allegri d'estate, si portano accessori sfiziosi, allegri, colorati. Poi questi qui, ecco, magari un pochino più sobri, con la goccina color cipria. A contrasto appunto con il color ruggine e un filo di nude. Poi avevo fatto questi, anche questi mi piacciono tantissimo, in fucsia, lilla e il color khaki. Belli, questi stavo pensando di tenermeli, però no, dai, non posso tenermi tutto, anche perché ultimamente ne ho fatti un po' per me. Poi questi qui appunto con la goccina fluo fucsia a contrasto con il color ciclamino, il turchese e il nero, appunto che poi riprende lo strass centrale. C'è un filo da dove sbuchi tu? Quindi questi volevo metterli sopra, almeno ve li vedevate tutti. Vabbè. Poi ho fatto questi qui in giallo, verde e appunto il beige, sempre per il solito motivo che sì, va bene i colori, però tante volte c'è bisogno di smorzare un pochino con qualcosa di più neutro. E quindi anche questi qua in giallo. Ok, questi finiti, questo modellino. Poi un altro modellino che avevo provato a fare, eccoli qua. Sono questi qui con le pagliettine. Era un modello che avevo visto da una creativa spagnola, se non mi sbaglio, che si chiama Melisi qualcosa. E quindi ho preso spunto appunto dalle sue creazioni, ho voluto provare a fare questi qua con le paillette. E sono usciti loro luminosissimi perché le paillette al sole davvero sono molto luminose. In blu elettrico con il khaki e il lime col blu elettrico, fantastico, mi piace tantissimo. E questi avevo fatto la seconda versione, sempre col blu elettrico, ma questa volta abbinato all'arancio. E ci ho messo invece il pernino a pallino, quindi comunque il sopra rimane molto semplice. E poi il pendente così. È una forma diversa, particolare, deve piacere, a me piace un sacco e quindi niente. E poi vabbè, sapete che ogni tanto mi piace sperimentare, fare cose nuove, se vedo qualche foto che mi piace, da cui prendere spunto, ecco, mi piace ispirarmi ad altre creative. E quindi avevo provato a fare loro. Poi vi faccio vedere qualche modellino che, vi dico la verità, onestamente mi sono tenuta. Allora, mi ero fatta questi qui, che vi ho già mostrato in una stories probabilmente, li ho indossati questo weekend,
con il ciclamino, il turchese, il color sabbia e poi ci ho messo appunto i miei pendentini a forma di stella. Poi mi sono fatta questi qui. Questa goccia è rosa, un bel rosa cipria, è molto chiara, qua sembra quasi bianca, però è rosa che riprende appunto la goccina sotto. E anche questi li adoro, li ho già messi un paio di volte. Poi mi sono fatta questi qui in giallo lime e appunto il color, questo color caramello con gli strass rosa, un contrasto di rosso. E poi in questa forma che mi piace tanto, un sacco di modelli che poi mi sono tenuta di questa forma qua, sia magari con un perno sopra o anche a lobo, così mi piace tantissimo. Poi mi sono tenuta questi qui, mi sono fatta questi qui che non ho neanche postato perché appunto essendomeli tenuti non li ho neanche postati per farveli vedere. Allora, questi qui praticamente sono una copia, si può dire, di una creativa che si chiama Meg Jewels. Mi piacevano tantissimo, erano un po' che volevo replicarli e quindi me li sono fatti, me li sono tenuti perché insomma mi scoccia copiare e vendere, comunque nel caso vabbè, è una cosa che specifico sempre, quindi questi qua non sono di mia invenzione, ma li ho appunto copiati da questa creativa. E anche questi messi un sacco. Poi un altro paio che mi sono tenuta sono questi qui, anche questi me li avete visti indossati in una stories. Mi piacciono gli orecchini grandi, non so se l'avete notato, soprattutto d'estate. Sì. Poi invece, ah sì, e questi sono gli ultimi che ho fatto. Qui vedete che è lo stesso modello di questi qua, dove sono? Di questi qua gialli. E vedete come cambia il fatto di mettere la goccina, la nappina, questi qua sono a bottone, qua ci ho messo un perno, quindi cambia tantissimo qua, rimane molto più fermo l'orecchino, c'è solamente la goccia pendente, qua invece è tutto più mosso come orecchino, cambia davvero tanto, quindi la versatilità del soutage è anche questo, di come poi appunto può cambiare l'orecchino veramente in base a poi gli accessori che si utilizzano, no? Questi qui, poi questi non so ancora se tenermeli, non li ho ancora indossati, sono lì in stand by nel magazzino e se non li vuole nessuna, davvero mi piacciono tantissimo, sono coloratissimi, super estivi, e li adoro. Questi qui. E poi anche questi non me li sono tenuti, me li ero dimenticati da farveli vedere all'inizio. Questi qua in turchese, lilla e un giro di sabbia con la loro goccina, vedete, a due colori che riprende un pochino il cabochon in alto. E quindi ci sono anche loro. Mettiamoli qua, vediamo se vi ho fatto vedere tutto. Penso proprio di sì. Penso proprio di sì. Ok, ci siamo. Che dite, ragazze? Vi piacciono queste cosine che ho fatto? Una panoramica veloce. Ok. Allora, fatemi sapere se vi è piaciuto questo video, se vi piacciono le mie creazioni, mettetemi un bel like, iscrivetevi al canale e quindi supportatemi, supportatemi. Io intanto vi mando un bacio e vi auguro un buon inizio settimana, visto che è lunedì. E alla prossima. Ciao.